oggi bagnato, ma non bagnatissimo, diciamo abbastanza ideale per allenarsi. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi andiamo a parlarvi di una delle biciclette più interessanti che abbiamo provato in questi ultimi sprazzi di 2019. Stiamo parlando della nuovissima Lee Coogan Crossfire 428 Air, ovvero la full suspension per il 2020 pensata per il gran fondo e per il cross country di casa Lee Coogan. La prima particolarità di cui non possiamo non parlare della Lee Coogan 428 è proprio il numero 428, che sta a significare la lunghezza dei foderi bassi posteriori. Come ha fatto Lee Coogan a creare un carro così corto su una full suspension? Semplicemente ha portato l'archetto dei foderi bassi da dietro al tubo piantone a davanti al tubo piantone. Questo fa guadagnare spazio per il movimento della ruota posteriore, ma va anche ad irrigidire molto il carro posteriore. Naturalmente, avendo creato un carro così corto, Lee Coogan ha dovuto ripensare completamente al suo sistema di ammortizzazione. Quindi in questo caso anche la bielletta, che è posizionata in maniera verticale, è stata sostituita. L'ammortizzatore è un classico Fox con attacco trunnion. Viene illuminato il giunto sul carro posteriore, quindi il carro posteriore è pivotless. I foderi alti sono stati anch'essi modificati e lavorano leggermente a balestra. Questo per andare a donare maggiore sostegno alla sospensione in fase di pedalata. L'altra grossa particolarità della nuova Crossfire 428 Air è la serie sterzo, più larga anche nella parte superiore e un particolare attacco manubrio. I cavi passano tutti all'interno, prima dell'attacco manubrio, poi all'interno del tubo sterzo e infine si diramano all'interno del telaio per andare dove devono arrivare. Questo sistema di scomparsa cavi può alloggiare fino a 4 cavi all'interno dell'attacco manubrio. Quindi in questo caso abbiamo freno posteriore, comando lockout remoto dell'ammortizzatore e dropper post. Non abbiamo il cavo del deragliatore posteriore perché in questo caso montiamo lo SRAM AXS wireless, quindi senza cavi. Quando Lee Coogan ci ha presentato la Crossfire 428 Air avevamo solo una cosa in testa, che un carro così corto avrebbe reso veramente molto nervosa e scattante la bicicletta. Bene, questa nostra idea è stata completamente cambiata durante il nostro test. La bicicletta l'abbiamo usata per molto tempo, l'abbiamo usata in questo ottobre, novembre e inizio dicembre particolarmente piovosi, quindi su un terreno particolarmente difficile, ed è una bicicletta che si è rivelata non nervosa e cattiva come ci aspettavamo, ma molto docile, molto capace di andare ad aiutare il biker soprattutto nelle situazioni più difficili, e quindi si è rivelata una bicicletta molto comoda, pensata soprattutto secondo noi per le lunghe distanze e un utilizzo sia di performance ma anche magari montata con un reggiseno telescopico come in questo caso e delle gomme da 2.3, sia la bicicletta perfetta per competere nel gran fondo sia una bicicletta molto vicina all'idea di all mountain, dove all mountain sta per una bicicletta per fare tutto. Il sistema ammortizzante è pensato per lavorare in salita. Sulle lunghe salite scorrevoli noi consigliamo di andare ad azionare il blocco remoto perché la bicicletta tende a avere un leggero gioco, ma quel gioco è quello che la rende veramente incredibile sul fuoristrada. Il carro corto e il sistema ammortizzante aperto in salita rendono possibile salire su rampe molto scoscese, molto tecniche con questa bicicletta, molto più facile che rispetto ad altre biciclette che abbiamo provato. Il carro corto veramente rende incredibilmente facile richiamare la Crossfire, si riesce a giocare molto di corpo e anche sugli ostacoli più alti si riesce a portare la bicicletta senza nessun problema oltre l'ostacolo. Il sistema ammortizzante tiene molto attaccata a terra la bicicletta, quindi la bicicletta non abbiamo quasi mai sentito che perdesse di trazione in nessuna situazione e soprattutto su nessun tipo di terreno. Abbiamo avuto una sensazione
completa di trazione. Se siete alla ricerca della rigidità massima, il nostro consiglio è quello di andare ad azionare il blocco dell'ammortizzatore posteriore e della forcella, e in quel caso la Crossfire diventa rigida, quasi come una hardtail, anzi diremo come una hardtail, perché la sensazione è proprio quella di avere un blocco unico, fermo, rigido sotto alle proprie gambe. Una delle cose che abbiamo dovuto modificare rispetto alle altre biciclette che abbiamo testato sulla Crossfire 428 è stato l'avanzamento della sella. Probabilmente con il carro così corto, l'angolo di sterzo aperto, ci siamo dovuti trovare che per trovare la giusta posizione per pedalare abbiamo dovuto avanzare di quasi 5 mm la sella rispetto alle nostre misure standard. Questo perché? Perché ci ha portato ad essere più centrali sulla bicicletta e quindi avere una posizione più comoda, più rilassata e soprattutto più performante. Il resto delle misure è più o meno rimasto completamente uguale. In discesa è una bicicletta molto docile, molto facile da guidare, permette di divertirsi, soprattutto ci si trova molto spesso a staccare le ruote da terra, quindi quasi come se fossimo su una 130-140 mm. È una bicicletta giocosa che chiede di essere portata al suo limite, ma non è difficile raggiungere il limite, soprattutto se, come in questo caso, viene montato un reggiseno telescopico che aiuta tutto. Il carro corto aiuta veramente tanto nei passaggi lenti e tecnici, perché in quel caso aiuta a gestire la bicicletta. La bicicletta è molto compatta e si riesce a guidarla senza problemi. L'angolo di sterzo più aperto, che porta il wheelbase sostanzialmente identico al modello precedente, permette alla bicicletta di essere molto stabile alle alte velocità e sulle discese più veloci, più scorrevoli, quelle un po' tipiche delle gran fondo italiane. Quindi è una bicicletta molto agile nello stretto e ben piantata a terra sulle alte velocità. In questa conformazione, quindi con reggisella telescopico, SRAM AXS, attacco manubrio Likugan con passaggio interno, ruote in alluminio e copertoni Cross King Continental da 2-3, non è una bicicletta montata all'insegna della leggerezza, perché qui siamo attorno ai 10,7 kg più o meno, misurati dalla nostra bilancia, ma è sicuramente una bicicletta pensata per un utilizzo vero, soprattutto nel periodo invernale. In questa conformazione permette di allenarsi anche sui terreni più insidiosi, più viscidi, più bagnati. Noi l'abbiamo provata anche in situazioni in cui c'era della neve per terra, quindi sicuramente è una bicicletta che permette di fare qualsiasi cosa. In un'ottica gara, in un'ottica gran fondo marathon, potrebbe essere tranquillamente sostituito il reggiseno telescopico, se piace o meno. Noi, per la nostra idea di mountain bike, il reggiseno telescopico sta diventando un accessorio che deve esserci sulle biciclette, ma con una coppia di copertoni più scorrevoli e delle ruote in carbonio più rigide, questa bicicletta cambia sicuramente anima, e da una bicicletta pensata per giocare diventa sicuramente una bicicletta molto più racing, con un'anima molto molto più cattiva. È comunque una bicicletta che si sente quando si pedala che ha voglia di andare forte, sia in salita sia in discesa. In questo caso è stata proprio una bicicletta montata per un utilizzo in un periodo invernale in cui le condizioni climatiche sono più difficili, per questo che viene montata con ruote in alluminio e copertone da 2-3. Di serie ci sono copertoni da 2-2, perché il passaggio posteriore è certificato per 2.25 massimo, ma a seconda dei copertoni, per esempio in questo caso i Continental Cross King da 2-3, ci stanno senza problemi. E la cosa positiva è che, nonostante ci sia poca luce tra il copertone e il carro, non abbiamo mai avuto problemi con il fango, quindi il fango non è andato mai a riempire e a bloccare la ruota, anche in condizioni di fango particolarmente abbondante sul sentiero, ma neanche quando abbiamo provato a scattare alla nostra massima potenza sull'asfalto a bicicletta bloccata, non sentivamo la ruota sfregare sul carro posteriore. Questo vuol dire che i foderi bassi sono molto rigidi e tutta la struttura non va a flettere lateralmente quando si va a scattare. La Likugan Crossfire 428 Air
è sicuramente una bicicletta pensata per chi in bicicletta ci vuole andare e ci vuole andare spesso e per tanti chilometri. È una bicicletta che secondo noi è l'ideale per le gran fondo, per le marathon, soprattutto anche perché l'Ikugan la predispone già per essere montata anche con una forcella da 120. Soprattutto se si vuole seguire l'idea moderna di mountain bike, dove nelle gare più lunghe oppure nelle gare a tappe si tende ad utilizzare una maggiore escursione di forcella ammortizzatore per andare a essere più comodi sulle lunghissime distanze, con la Ikugan Crossfire R si può già arrivare ad un 120 anteriore. Cambiano gli angoli e la bicicletta diventa più pensata per andare a una comodità, quindi si va ad alzare il busto ancora di più del biker, ma rimane comunque una bicicletta performante pensata per gareggiare. Quanto riguarda la componentistica, come abbiamo detto, attacco manubrio realizzato direttamente dall'Ikugan, manubrio in carbonio FSA SLK, i freni Imagura MT8 che si sono rivelati veramente ottimi, una grande sicurezza in frenata, non tendevano a surriscaldarsi anche in quelle situazioni in cui il terreno difficile ci faceva stare più attaccati ai freni, quindi minore velocità e diciamo freni che si scaldavano di più, si sono comportati molto bene. Sull'umido tendono a essere leggermente rumorosi rispetto ad altri. La Ikugan Crossfire 428 Air è riuscita a cambiare l'idea che avevamo di lei. Da una bicicletta super compatta, super aggressiva, si è invece rivelata una bicicletta molto facile da guidare, molto comoda e soprattutto capace di far divertire quando si vuole divertire, ma capace di essere performante quando bisogna spingere forte sui pedali. È una delle biciclette che metteremmo senza nessun dubbio all'interno della top 5 delle biciclette provate quest'anno. Una bicicletta che chiede di essere guidata, una bicicletta che chiede di essere portata un po' oltre i limiti e soprattutto che aiuta il biker ad andare oltre i propri limiti. Se siete quei biker che hanno un po' i freni tirati in discesa, questa bicicletta potrà aiutarvi ad andare oltre i vostri limiti, aiutarvi a superare anche chi normalmente magari vi sta davanti. Anche per oggi con la Crossfire 428 Air è tutto. Noi continuiamo i nostri test, continueremo a divertirci e a pedalare in questo freddo inverno finché il meteo ce lo permetterà e come sempre vi lasciamo con i 3 consigli finali. Andate ad iscrivervi al canale, quindi cliccate sulla campanella rossa in basso, guardate il prossimo video e soprattutto gas aperto. Ciao, alla prossima!